Oggi, 11 febbraio, è la giornata internazionale delle ragazze e delle donne nella scienza. Abbiamo qui con noi la professoressa Rosa Maria Gaudio, docente di medicina legale presso l'Università degli Studi di Ferrara, alla quale chiediamo, dal suo punto di vista e anche partendo dalla propria esperienza personale, quali sono le prospettive oggi per una ragazza o una donna che vuole lavorare nel mondo della scienza. Beh, le prospettive oggi dell'anno 2023 sono sicuramente delle prospettive che hanno degli obiettivi multidisciplinari. Dalla mia esperienza del primo anno, diciamo, del corso di laurea, che data 1982, sicuramente gli obiettivi di tutte le donne che vogliono applicare le proprie forze nel campo della scienza sono decisamente migliorate. Sin da tempi in cui era difficile addirittura entrare nei tirocini della chirurgia, delle chirurgie specialistiche, oggi abbiamo a disposizione, delle colleghe, molto brave sia nel campo della chirurgia che nel campo della chirurgia specialistica, nel campo della chirurgia maxillofacciale, delle plastiche, dell'estetica. Per cui abbiamo avuto una grande disponibilità di mezzi, di strumenti per poter migliorare nel campo delle applicazioni tecniche, nel campo delle applicazioni strumentali che a volte ci sono state un po' occluse ed escluse da alcune forme di imperenza e di imperatività da parte di alcuni colleghi di sesso maschile. Oggi in realtà il campo di applicazione si è molto più allargato e sicuramente noi siamo riusciti a portare quel quid in più che è tipico della forza della donna e della forza del campo femminile.